esiste proprio perché l'anno scorso una felice sollecitazione della Fondazione per l'arte moderna e contemporanea CRT ha dato, diciamo, l'input perché si creasse un progetto sinergico tra i sei dipartimenti attivi sul territorio torinese e piemontese, che hanno colto, diciamo, la palla al balzo, come si suol dire, per costruire, diciamo, una piattaforma di lavoro collaborativo. L'anno scorso la Fondazione MERS ha ospitato 7 giorni di attività. Mario Petriccione può raccontare meglio di me tutta l'organizzazione e la stampa e chi ci ha assistito, diciamo, all'evento può comunque dire che è stata, diciamo, una felice occasione, una felice possibilità di far vedere come, facendo sistema a livello torinese, si riesce ad esprimere un'energia, una potenzialità in un discorso che a nostro avviso è fondamentale. L'arte può essere davvero, secondo noi, il motore per creare delle sinergie, per creare un discorso educativo e formativo in cui bambini, adulti, persone di tutte le età e di tutte le provenienze si incontrano e, incontrandosi sul discorso artistico, trovano degli elementi importanti, degli elementi di coesione che possono comunque servire sia a livello di formazione personale, ma anche proprio un discorso di sociale, un discorso di formazione e di convivenza civile. Quindi il valore di Zonarte è di aver per la prima volta, e forse per la prima volta a livello nazionale, perché a nostro avviso non ci sono esperienze simili in cui dei dipartimenti si accordino e costruiscano un progetto insieme e lo realizzino in situazioni in sedi diverse. Quindi Zonarte ha dato, diciamo, l'input a un nuovo modo, a un modo di lavorare che può essere comunque una prospettiva nuova per vedere il lavoro educativo, per vedere il lavoro dei dipartimenti di educazione, che sono, diciamo, per noi importantissimi in una dimensione museale che vuole essere una dimensione museale innovativa, aperta a delle sperimentazioni, aperta a pubblici come diciamo prima, di tutte le età, e quindi costituire un elemento di ricerca, di elaborazione e di coesione per i dipartimenti in primo luogo, ma di relazione con persone diverse. Quindi Zonarte nel suo antefatto ha buttato, diciamo, il germe di una modalità innovativa di fare sistema e di proporsi in questa seconda fase nella dimensione che abbiamo detto extra-large. Extra-large perché? Perché invece di essere tutto concentrato in un'unica settimana, le attività si svolgono in 3 momenti diversi. Ora siamo alla Game, quindi 3 giorni di attività di apertura, di full immersion e di iniziative. Ricordiamo, 27 iniziative in 3 giorni sono abbastanza, quasi un record forse, per offrire appunto a tutti l'opportunità di venire a conoscere una collezione. E di nuovo qua un pochino ci permettetemi di autocelebrare il fatto che Torino abbia dei musei così importanti, la collezione della GAM che ha 45.000 opere, Rivoli che è un museo di una dimensione importantissima, e le altre fondazioni che sono comunque importantissime in questo discorso di sistema e di rete. La collezione della GAM in questo caso si è offerta, diciamo, come punto di riferimento per creare tantissime iniziative, tantissime suggestioni. I dipartimenti hanno osservato le nostre, ci siamo accordati su aspetti diversi, su opere diverse, e partendo dalle opere si sono create delle opportunità di costruire progetti, di far venire comunque le persone al museo,
per conoscere le opere, ma per conoscerle attraverso modalità molto coinvolgenti, molto importanti, modalità che permettono all'arte di effettivamente assumere un aspetto, una dimensione diversa. Questo proprio perché l'educazione e la formazione sono per noi fondamentali e sono diciamo il cuore di questo progetto, e su questo si intende lavorare proprio per dare comunque un senso completo a questa iniziativa, a questa collaborazione, perché i dipartimenti di educazione, sapete, hanno una storia che inizia in epoche passate, ma che non trova diciamo un riconoscimento che può essere comunque univoco e dare alle figure che lavorano nei musei una dimensione più definita, meno aleatoria. Quindi lavorare sulla formazione è importante, di nuovo per un discorso legato anche alla città, al creare delle sinergie per favorire lo sviluppo, che può essere anche appunto un sviluppo legato allo sviluppo lavorativo. A questo punto la fase successiva sarà la collaborazione con Artissima. Perché abbiamo voluto la collaborazione con Artissima? Perché Artissima ci sembra di nuovo un momento importante per la nostra città, importante perché l'attenzione si concentra su aspetti diversi anche a livello internazionale, perché il valore dell'arte, che in questo caso è il valore commerciale, noi vorremmo metterlo in dialogo con il valore che invece è il valore educativo, il valore sociale, il valore formativo, non in contrapposizione, ma in dialogo, per suscitare un dibattito, per suscitare, aprire comunque una discussione su questi aspetti, e questo sarà, diciamo, la sfida che noi tenteremo di avviare con in questo caso. Appunto, lascio la parola. Grazie mille Flavia, buonasera a tutti. Io ho pensato di raccontarvi un po' la storia di una piccola avventura, no? Alla quale si sta aggiungendo un pezzo quest'anno ancora più interessante, ancora più innovativo secondo me. Quando io sono arrivato ad Artissima lo scorso anno, ho avuto un primo momento molto interessante in cui nuovo la Fondazione CRT ci ha sollecitato a creare un evento di sistema che è giorno per giorno, cioè lo scorso anno un mese di eventi di arte contemporanea che erano itineranti da un museo o da una fondazione all'altra per il mese di giugno. E questo primo esperimento che abbiamo condotto come se fosse una specie di festival che viene ospitato a casa di persone diverse ogni sera. Dal successo di questo progetto ho pensato di trasferire alcune delle modalità sistemiche, delle modalità di interazione all'interno della fiera. Cioè, quando sono arrivato appunto tradizionalmente in Artissima, siccome è una fiera che è gestita dalla Fondazione Torino Musei, che appartiene alla città, alla regione, quindi è un'istituzione pubblica più che un'istituzione privata, c'erano sempre stati degli stand delle istituzioni, ogni museo, ogni fondazione, o quasi tutte insomma, avevano un piccolo stand di pochi metri quadri in cui si esponevano cose diverse, da un'opera al filmato di una mostra, al filmato di laboratori didattici, al programma delle pubblicazioni, il programma dell'anno successivo, eccetera, eccetera. Proprio ispirato al giorno per giorno, mi è venuto in mente di convertire questa modalità frammentata e cercare di fare un unico progetto che abbiamo realizzato lo scorso anno, che si è chiamato lo scorso anno Mostra per Mostra. Ovvero, ogni museo, ogni fondazione ha avuto un invito da parte mia di mandare un'opera al posto di uno stand, un'opera che rappresentasse la programmazione o la missione dell'istituzione in sua vece. Insomma, quindi invece di avere uno stand che graficamente potrà essere costruito in maniera innovativa, ma che comunque era basato su informazione e materiale secondario, ho proposto ai musei di portare direttamente materiale primario, cioè un'opera, e rappresentarsi con questa di fronte al pubblico.
Questo è servito, come appunto il valore aggiunto dell'agire cosiddetto sistemico, a dare anche al pubblico internazionale una visione completa di tutte le attività culturali che c'erano in Piemonte durante il novembre dello scorso anno. Quando le persone sedute qui a questo tavolo, cioè quando tutti i responsabili dei dipartimenti didattici che si riuniscono in zona, cioè quindi sono i sei, le sei istituzioni che collaborano a questo progetto, sono venuti a incontrarmi per vedere se c'era un modo di collaborare. Abbiamo parlato di vari progetti, ma credo che alla fine la cosa che aveva più senso era avere un'evoluzione di questo momento di autorappresentazione del sistema torinese, e perché passasse da l'opera che rappresenta il museo a il dipartimento didattico che magari sceglie l'opera non tanto per rappresentare il museo ma per rappresentare le sue attività di relazione tra il pubblico e l'opera. Quindi quest'anno quello che cercheremo di fare è una specie di, adesso scherzosamente lo stiamo chiamando il museo dei musei, ma può darsi che questo rimanga, può darsi che diventi una cosa diversa, insomma ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, ma che dia conto appunto del sistema torinese e della forza della proposta che si centra sull'arte contemporanea nella regione, non tanto solo per le proposte culturali ma anche proprio per le proposte didattiche che devono assolutamente legarsi alle attività culturali, proprio per aprire quello che a volte è un po' complesso o distante dalla vita quotidiana verso invece un pubblico sempre più grande. Quindi io credo che questo sia un po' la fine, non la fine, ma la continuazione di un esperimento che ha voluto portare da l'isolazione a una specie di rappresentazione si è avviso dei signori visitatori che le vedono più questo la performance. Io parlo per loro. Che quindi appunto ci darà conto dei musei attraverso la loro relazione con il pubblico invece che con le opere degli artisti stessi. Ho finito una cosa. Sì, mi sembra che comunque questa prospettiva sia una prospettiva in progress, per cui appunto stiamo lavorando e mi sembra che ci siano le premesse perché tutto ciò abbia continui in senso positivo, e appunto nei prossimi giorni continueremo a fare delle attività qui, però subito dopo saremo già nella fase di progettazione che ci vedrà a Rivoli di nuovo incontrarci, e poi l'estate sarà un'estate di lavoro per arrivare all'autunno ad Artissima con un accordo e un progetto che sia un progetto forte che faccia. Ecco, quello che forse non ho spiegato giusto dal punto di vista tecnico, perché mi sembra una cosa veramente molto importante, è che se l'anno scorso avevamo scelto delle opere che hanno formato questa mostra collettiva un po' abbiamo cercato di mettere insieme, ma magari era a volte anche un pochino incoerente. Se lo scorso anno le opere erano scelte dai direttori del museo, dai curatori delle mostre, quest'anno invece i protagonisti sono proprio i dipartimenti didattici che, di comune accordo con le direzioni delle varie istituzioni, saranno le persone che sceglieranno, in funzione anche delle attività che verranno ideate intorno a queste opere, il contenuto di questa sezione. E questo è un fortissimo elemento di innovazione. Vorrei parlare della fondazione per l'arte, ma perché non è questo importante, però una piccola racconto di come nasce questo recente periodo dell'attività della fondazione lo vorrei fare, nel senso che io vorrei che non si pensasse che la fondazione, che per 10 anni si è occupata soltanto di sostenere le acquisizioni per Camere e che invece negli ultimi 2 anni, questo è il secondo, si è aperta al sostegno di iniziative diverse, non vorrei che sembrasse che la Fondazione ha deciso di intervenire nel panorama cittadino e piemontese attraverso, grazie alla possibilità di sostenere i progetti, come dire, assumendosi la responsabilità e l'iniziativa di una politica culturale nel settore che prima che si affianca ad altre politiche culturali che sono. Non è così perché la Fondazione non intende, non è suo compito fare politica culturale.
quello che abbiamo fatto molto semplicemente è ritenuto che l'attività di acquisitiva non fosse esauriente e abbiamo ritenuto che il sistema doveva essere interrogato per capire quali erano le iniziative prioritarie, prioritarie perché la limitatezza delle risorse deve fare, deve portare a fare un elenco di priorità. Dunque il sistema è stato interrogato, fisicamente interrogato, vuol dire che si sono fatte le audizioni, si è fatta anche una kermesse collettiva per capire quali erano le priorità in sintonia con quello che è il compito istituzionale di una fondazione, che è quello di spendere un denaro che è di origine bancaria, ma è diventato un denaro sostanzialmente pubblico anche se noi siamo privati, e dunque un denaro che deve essere speso con il massimo di ricaduta possibile sul territorio, di vantaggio per il territorio. Allora il risultato di questa intervista collettiva ha fatto pensare, non a noi ma al sistema intero, ci pare che a fianco, ripeto, dell'assoluta priorità delle acquisizioni, che non è un fatto di scelta patrimoniale, è il fatto che i musei sono grandi e sono importanti, si hanno le collezioni, non solo perché acquistano aumenta la loro capacità contrattuale nei confronti del sistema internazionale, ma perché diventano, come dire, quei conservatori di opere che servono poi a qualsiasi altra iniziativa, qualsiasi altra. Dunque su questo non si fa nessun arretramento su quella che è stata la politica di 10 anni di acquisizioni, però si è ritenuto che a fianco di questa politica fosse necessario individuare un percorso che in qualche modo, come dire, rendesse i musei e le istituzioni nel loro complesso più accessibili, diciamo così. Perché più accessibili? Perché grazie all'accessibilità e grazie a quello che voi chiamate l'accesso attivo al museo, e beh, evidentemente quello che è il patrimonio un po' nascosto, un po' dedicato a settori di persone che sono tradizionalmente interessate a questo patrimonio si allarghi, con la conseguenza che questo accesso attivo provoca conoscenza, provocando conoscenza, aumenta conoscenza in un settore che è quello comunque di stimolo alla creatività, perché è un settore che per definizione la provoca. Creatività è un grande cerchio dentro il quale c'è un piccolo cerchio che è l'innovazione, perché non tutta la creatività è destinata ad innovare, c'è della creatività che è destinata a far star meglio, perché è importantissimo. Noi nel nostro compito, non è che non ci occupiamo a livello personale, ognuno magari cerca di farlo, ma il compito istituzionale di una fondazione non è esattamente quello di mirato sulla qualità della vita, ma è mirato essenzialmente a cercare di, come dire, innescare dei processi di innovazione che creano sviluppo, creano ricchezza, territorio, eccetera. Ma questo è un percorso. Di qui la scelta rispetto agli eventi, formazione, educazione come priorità. La seconda scelta, anche questa è emersa, è quella del metodo, che è fondamentale, che è assolutamente fondamentale. Non è la proposizione di un metodo che tende a sostituire ad una realtà polverizzata un centralismo che vuole collegare e costringere le specificità tipiche di ciascuna istituzione a mettersi insieme, a lavorare insieme in un ministero unico, ma non è affatto questo. Ogni istituzione ha la sua specificità, ha i suoi modi di lavorare, ha le sue vocazioni e queste continuano. Ci sono dei momenti che si chiamano per l'educazione zona arte, che si chiamano per la formazione réseau, che si chiamano anche giorno per giorno, nel senso che anche questo è un momento curatoriale in cui ciascuno porta il suo contributo, grazie a un momento curatoriale quest'anno, meno l'anno scorso, giustamente curatoriale quest'anno, e anche qui ognuno porta, senza tradire in nulla quella che è poi la vocazione, ripeto, specifica e autonoma di ciascuna istituzione, ma il metodo di costruire, di contribuire a costruire dei momenti
di lavoro collettivo, di confronto, a me pare straordinariamente importante. Io non so adesso se siamo primi o secondi in questo tipo di nell'adozione di questo metodo. Certo è che mi pare che sia un metodo di grande, ma non soltanto perché le sinergie rendono più sostenibili i singoli progetti, non è solo un fatto di risparmio, se si vuole, che pure può avere un suo valore, anzi che ha sicuramente un suo valore, ma è perché si creano dei momenti in qualche modo obbligati in cui le esperienze di ciascuno vengono messe al tavolo di tutti e dunque non può che nascere da questa convivenza tra istituzioni diverse ma che, per dire, lavorano sotto il cappello unico di questa missione che in questo caso si chiama educazione, non può che portare a dei risultati sicuramente proficui ed importanti. E mi pare che l'anno scorso, parlando di Zonato, e quest'anno ancora di più in questa visione, in questa costruzione extravagante, tutto ciò si dimostri. Che dire, è una grande soddisfazione però non fare la politica culturale, perché certamente noi non contribuiamo a farla, però verificare il fatto che grazie a queste collaborazioni stanno nascendo degli entusiasmi, lasciatemelo dire, perché questa è la verità. Poi ognuno sui contenuti giudica chi li frequenta, giudica chi li vede, giudica chi li osserva, e su tutti sui contenuti ognuno può avere le sue opinioni, si può raccogliere un consenso più o meno generalizzato e dunque anche, come dire, opinabile, perché non tutti sono obbligati ad avere la stessa opinione su quello che si è sul prodotto. Certo è però che è innegabile che l'entusiasmo che sta accompagnando la costruzione di questi, la produzione di questi prodotti, questo non è discutibile, questo è indubbio. E io credo che l'entusiasmo sia uno di quegli ingredienti assolutamente essenziali per accompagnare i processi e per portare dei risultati soddisfacenti. Per cui noi l'unica cosa che possiamo fare, noi siamo degli strumenti, un puro strumento di servizio, a servizio di chi ha competenze, idee, entusiasmo, come dicevo prima, e dunque l'unico auspicio che possiamo fare è quello che ci riguarda, di poter continuare ad essere in grado di adempiere a questa funzione di servizio. Grazie. Come direttore dico che proprio sull'onda di questo entusiasmo di cui lui parlava, comunque dell'attualità, della didattica, proprio del sistema educativo all'interno dei musei, abbiamo istituito un anno fa questo indirizzo triennale, ma è un 3+2 di didattica, dove poi vorremmo avere le vostre esperienze. Lo stiamo costruendo, l'ho affidato a Maria Teresa Roberto, che ben conoscete, però insomma, lo metteremo un po' più sotto pressione quest'anno, quindi ci rivedremo. E Maria Teresa sta anche lavorando sul progetto di Boetti molto bene, con tutto un gruppo di... Poi invece, parlando quasi più da giornalista che non da storico dell'arte, quindi d'arte, devo dire che quando vado nei musei e vedo i dipartimenti di educazione, davvero io credo, ma senza piaggeria, vedo il meglio di quello che i musei esprimono. Cioè vedo proprio, ripeto per l'attesa, l'entusiasmo di questi ragazzi che accompagnano, penso in Fondazione Sandretto, ma ugualmente in Fondazione Merz, ma ugualmente qui. Proprio vedo l'entusiasmo di alcuni, siete anche qui tra di voi, di come accompagnate queste scuole verso quel settore che a volte è un po' difficile, se non critico, dell'arte contemporanea, ma dove solo grazie alla vostra guida si formano poi degli autentici appassionati. E devo dire, io mi vanto nel 99 di aver ideato, da giornalista, questa idea, Torino capitale dell'arte contemporanea. Avevamo fatto un librettino con il gruppo che oggi è Barriera, che quando avevamo fatto questa mostra che ho curato io, la prima dell'artissime di Berlino, la prima fiera di Berlino. E avevo fatto una mostra all'Istituto Italiano di Cultura quando c'era ancora, e in questo librettino dicevo proprio davvero Torino è la capitale italiana dell'arte contemporanea. Oggi è vero che tutto questo è in crisi, c'è l'attacco, comunque la concorrenza giusta di altre città che c'è stata, però vedo che già Napoli è in crisi, Roma, vabbè, Roma è sotto grande sforzo con Macro e Maxi, però insomma possiamo resistere a questa concorrenza, non chiamiamola attacco. Però devo dire, se resistiamo è proprio grazie all'impegno di tanti ragazzi, studentesse, nostri studenti, ma anche ragazzi che hanno studiato a facoltà di lettere, al DAMS, eccetera, che vedo, devo dire, senza offesa, che con veramente pochi soldi che gli vengono dati, senza offesa non è un sindacalismo becero mio, però quasi sottopagati rispetto agli stipendi di alcuni grandi direttori di certi castelli, lavorano indefessamente, e anche dei loro coordinatori, e su questo vive, e ancora oggi Torino ha un indubbio primato, io credo forse europeo.
bravi tutti voi che siete qui schierati, perché veramente fate un lavoro di grande senso, cioè politico alla fin fine, politico alla prima maiuscola, andiamo a votare, ma veramente questo è fare la politica di una città che poi si espande su tutto il territorio e viaggia su tutto il Piemonte, perché questo è un Piemonte, c'è la Fondazione Pistoletto, ma insomma c'è anche Caraglio, per dire, insomma, i ragazzi di Antitolo che lavorano benissimo, e in questo devo dire siamo i primi, ma lo dico non essendoci dentro, quindi non posso dire da spettatore esterno. Io rappresento la scuola in questo momento, sono venuta anche perché come preside di un liceo artistico che è anche ancora la parte di istituto d'arte, che dall'anno prossimo va una classe di liceo musicale. Ah, sì, siamo all'inizio senza una lira, senza niente, perché sapete di aprire un liceo musicale a settembre, al 10 di marzo. Non c'è problema. Guido Curta dice non c'è problema. Però torno subito per non far perdere tempo ai presenti. Intanto e la cosa bella proprio di Torino è questo, avere la possibilità di essere tutti in relazione insieme sul territorio. Allora, per l'istruzione artistica è importantissimo, c'è stato il riordino dei cicli, quindi noi stiamo pensando, abbiamo appena iniziato a pensare com'è il liceo artistico del XXI secolo, perché deve essere una cosa differente, deve impegnare tutti, quindi gli insegnanti in relazione con l'accademia e col territorio, a delineare questo curriculum. Allora, cosa significa questo? Significa che quindi stiamo aprendo le relazioni con i dipartimenti, educazione dei musei sono fondamentali, noi abbiamo progetti, stiamo progettando con i dipartimenti educazione, ma la relazione tra scuola e dipartimenti educazione secondo me è fondamentale. È fondamentale perché altrimenti non riusciamo più a pensare niente, ognuno sta nel proprio orto concluso e si dice quanto è bello, la cosa non funziona. È fondamentale perché comunque occorre guardare in prospettiva. Allora, in prospettiva, lo dicevamo l'altra settimana con Anna Pironti, noi non solo quindi nel Piemonte, che comunque io cerco di guardarlo nella prospettiva di questa regione AlpMed, che è una regione europea importantissima, che è ricchissima di istituzioni artistiche, di musei e di altre cose, in cui c'è un continuo movimento di persone, di idee, e quindi all'interno di questa prospettiva bisogna anche muoversi e pensare progetti. Perché dico questo? Perché sempre, magari faccio un esempio, noi come scuola quest'anno, avendo pochissime risorse per comunque questo taglio di finanziamenti, poi abbiamo pensato di cavarcela facendo invece dei progetti, considerando la città un libro aperto e quindi investendo su quello che ho chiamato il software biologico invece che sulle macchine, cioè abbiamo acquistato come scuola per tutti i nostri studenti la tessera musei, così si muovono liberamente gli studenti. E poi se poi magari conoscono un po' di meno, abbiamo dei software vecchi nei nostri computer, non importa, perché poi la versione più recente se l'acquisteranno con l'università, cioè queste sono, l'abbiamo deciso proprio d'intesa, sentendo anche i genitori, no? È stata una cosa condivisa con i genitori, quindi in questo momento poi tireremo le somme per capire questa cosa e per cercare anche di ampliarla. I nostri studenti per adesso sono contentissimi di potersi muovere, anche i nostri insegnanti di poterli far andare avanti e indietro. Infatti facciamo un po' fatica adesso per esempio con Zonarte, perché c'è anche la festa della creatività giovanile, combinazione, abbiamo impegni di tutti i generi e quindi le nostre scuole impegnate lì. Però quel che voglio dire è che proprio nel ritorno sull'ambito ancora di AlpMed, in quest'ambito ci sono dei progetti del Ministero dell'Ufficio Scolastico Regionale. Allora io ho proposto all'Ufficio Scolastico Regionale di aprire all'arte questi progetti. La cosa è piaciuta, per cui il prossimo Comenius sarà un progetto sull'arte, e io ho chiesto proprio di fare in modo che questo progetto, vedremo che cosa esce fuori, che questo progetto veda dialogare non solo gli insegnanti, no, di Francia Italia, ma anche i dipartimenti, coinvolga anche come partner dei dipartimenti educazione dei musei, perché è importante portare avanti quel discorso che era partito una decina d'anni fa
in Francia e a Parigi con un progetto Comenius che aveva visto il Dipartimento di Educazione Europea confrontarsi su quello che è la diffusione, la disseminazione dell'arte, e secondo me è il momento di portare avanti questo discorso, per cui vedremo che cosa esce fuori dalla collaborazione tutti insieme, perché secondo me questo è proprio davvero un terreno molto ricco in cui in questo momento ciò che conta è cominciare a segnare le reti, le forme che prendono queste iniziative, perché davvero c'è molto di più e penso che si vada un po' tutti in questa direzione. Io potrei parlare un attimo di quello che è l'intervento specifico che facciamo in questo contesto. Premetto un attimo che la nostra è un'associazione che vive di volontariato e di entusiasmo e che però ha una diffusione a livello nazionale su tutto il territorio, e abbiamo anche una struttura molto complessa. Abbiamo comunque la sede qui a Torino e il motivo della collaborazione attraverso la GAM di entrare in Zanate proprio perché con GAM abbiamo già dei rapporti pluriannali. Il nostro intervento è un intervento duplice, diciamo, da una parte che è un po' in fondo quello che è la fotografia, cioè da una parte strumento di documentazione, di interpretazione, e dall'altra possibilità da parte di chi partecipa a questa attività invece di diventare creativo, quindi di interagire con quelle che sono i vari laboratori e cercare di attraverso la fotografia esprimere quello che è il feedback che riceve da questi impulsi artistici. Il problema, diciamo, della fotografia amatoriale, e devo dire che ci trasciniamo dietro una fama non buona, in quanto l'amatoriato fotografico di solito è considerato di basso livello, in realtà non perché io sono qui a rappresentare adesso di questa categoria di appassionati, ma c'è tutta una parte di amatori, di appassionati di fotografia che pur non essendo professionisti riescono ad esprimersi a dei livelli tali da non poter sfigurare con la fotografia dedica molto più tempo. Il problema che noi riscontriamo, il motivo anche per cui abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa, è che spesso c'è, come capita comunque in tutti gli adulti medi, diciamo, italiani, uno scollamento tra quello che è l'approccio all'arte in generale e quello che invece è il rapporto con l'arte contemporanea. Nel senso che, proprio perché forse la scuola, parlo di scuole specifiche, una scuola tradizionale, interrompe la propria attività didattica sull'arte magari all'inizio del Novecento o prima dell'inizio del Novecento, ecco che ci troviamo di fronte a delle persone che hanno tanta buona volontà di esprimersi ma che sovente non hanno proprio gli strumenti per poter interpretare e poi trasferire nella propria attività queste conoscenze. Ecco, questo è il motivo un po' per cui noi abbiamo cercato di coinvolgere tutte queste persone che hanno aderito con grande entusiasmo, lo stesso entusiasmo con cui partecipano comunque degli adulti alle sessioni didattiche dei vari dipartimenti. Ecco, cioè, sicuramente c'è un grande interesse, il problema grosso, e penso che l'attività dei dipartimenti didattici sia fondamentale, è proprio quello di eliminare questo gap di conoscenze e anche di passione, di apprendimenti anche di quelle che sono le teorie e anche le pratiche dell'arte contemporanea, quindi portarle a completare questo loro percorso. Io credo che, cioè, noi siamo abbastanza abituati a creare queste operazioni, diciamo, collettive, lo dico così, sono anni che lavoriamo in questo senso, anche un po' svolgendo un'operazione di tipo
potrei definire sociale, nel senso che cerchiamo di coinvolgere su degli argomenti comuni tutti i fotografi che riusciamo a contattare. Abbiamo appena finito di preparare e a giorni inaugureremo poi qui a Torino un'anteprima di un'operazione che si chiama Passione Italia, che ha visto coinvolgere circa 4.500 fotografi che nel giorno del 16 e 17 marzo hanno scattato in tutta Italia per dare un'immagine della nostra nazione. Ecco, questi sono i tipi di operazioni. Ovvio che operazioni come questa, poter entrare dentro in contatto con un ambiente di arte contemporanea, permette ai fotografi da una parte appunto di accrescere le proprie conoscenze personali, ma poi anche di potersi esprimere in un modo più forse contemporaneo. Io direi che... Credo che in fondo l'apporto che l'educazione dà anche all'interno del museo sia proprio quello di cura dell'ambiente, che significa poi quel luogo in cui continuiamo a scambiare in una tensione continua informazioni e riceverne, ed è quel luogo dove ci formiamo, dove cresciamo, ed è quel luogo in cui facciamo continuamente degli incontri e abbiamo la possibilità di relazionarci. E quindi credo che questa esperienza sia un'esperienza in cui anche concentrarci sul significato del tema proprio dell'ambiente, della cura dell'ambiente. E, ad esempio, come Città dell'Arte ci siamo concentrati quest'anno proprio su questo. L'idea di in ambito, l'idea di lavorare su Artissima è proprio anche questo, cioè trovare una nuova relazione, con un ambiente che forse è diverso rispetto all'ambiente museale classico, e quindi richiede una presa di coscienza e un esame più attento da parte di chi fruisce. Quindi credo che appunto l'aspetto della cura si allarghi poi in realtà a tutti, cioè cura non per forza come guarigione, ma come un'attitudine che dobbiamo continuamente alimentare e di cui farci carico quotidianamente. E così iniziamo ad esempio domani questo ciclo di incontri che abbiamo chiamato proprio in ambito, in cui vogliamo fare delle riflessioni pratiche, trasformeremo le parole in azioni, quindi abbiamo ad esempio già da domani coinvolto due realtà, una che ha inventato questo gioco che si chiama Critical City, che è un gioco che si svolge in rete, che quindi usa un altro ambiente, l'ambiente virtuale, per coinvolgere le persone a trasformare la loro città con azioni, con missioni attive, quindi passare da un possibile isolamento, che è quello che può portare ad esempio i computer, o almeno cui ad esempio su cui ci sono grossi dubbi, ha invece un'intenzione attiva e quindi la possibilità di conoscere altre persone attraverso uno strumento che è quello della rete. Quindi domani ci sarà una missione di questo gioco che si svolgerà proprio qua alla Gamma, e prevede anche il coinvolgimento di un altro gruppo, si chiama Badili Badula, forse qualcuno di voi conosce, di Torino, che si occupa di guerriglia gardening e che quindi nuovamente ha una visione dell'ambiente attiva, cioè come cittadinanza che vede l'aspetto pubblico come un aspetto di tutti e non come un aspetto, come un luogo di nessuno, perché uno dei rischi è anche rispetto al museo che sia un luogo di nessuno, per cui lo viviamo come un luogo di altri e non come un luogo pubblico, quindi tutti, in cui essere veramente attivi. Quindi credo che uno degli scopi sicuramente che i dipartimenti hanno sia quello di illustrare, mostrare questa possibilità attiva al luogo pubblico, possibilità di vivere in maniera attiva il luogo pubblico, la relazione, l'ambiente, in maniera anche così gioiosa, perché ovviamente l'azione produce un'emozione, una possibilità gioiosa che è proprio intrinseca all'uomo. C'è anche, secondo me, da dire un'altra cosa: uno, moltiplicare questo tipo di azioni che dici
diano gioia, eccetera. L'altra cosa, secondo me, è importante anche la durata, cioè, nel senso che molto spesso poi queste cose qua vengono fatte impacchettate e di effigi e ne finisce una e ne inizia un'altra, e però poi non si sa neanche bene quello che rimane. Per esempio, in questa cosa che Orietta ci ha proposto di fare al PAV c'è questo fattore della durata. Chiaramente nei limiti di tutto quello che c'è intorno, insomma, però si cerca di fare una cosa che abbia un respiro un pochino più ampio, quindi sono incontri che si porteranno da adesso a novembre e in cui si cercherà di avere un contatto veramente umano e personale più approfondito con chi parteciperà. Un altro aspetto è anche quello a cui io mi sono avvicinato un po' per caso, un po' perché mi è cominciato a piacere, è quello dell'apprendimento, ma più ancora dell'autoapprendimento. E quindi, ok, ci sono delle istituzioni, ci sono dei posti in cui si può, qui ci sono delle persone informate sui fatti, però dal momento in cui si accede a questi posti si può anche abolire un po' i livelli, no? Si può anche pensare di essere tutti alla pari e di apportare tutti il proprio sapere, insomma, in una maniera condivisa. Quindi questo è quello che cercheremo un po' di fare anche al PAV, per produrre un materiale che poi sarà di supporto a quello che sarà il prodotto finale, insomma, però nell'ambito di un percorso condiviso, ecco. In più questo discorso che sta diventando più metodologico che informativo delle attività. Mi collego a Jacopo, io sono Elena e rappresento qui la Fondazione Sandretto. Mi interessa questo discorso perché, come in questi giorni, invece di proporre delle attività per le scuole, ho pensato di proporre delle attività progettate dai mediatori culturali d'arte della Fondazione Sandretto. E quest'idea nasce anche proprio dal mettere sullo stesso livello il conduttore e, tra virgolette, i condotti. Cioè, creare un momento che può avere una durata di un'ora, di due ore, di tutta la giornata, dove chi conduce in realtà mette a disposizione delle informazioni, ma nello stesso tempo l'identità e quindi tutte le informazioni, tutti i saperi che sono delle persone hanno lo stesso peso, e l'opera d'arte è all'interno di questo discorso, quindi anche l'opera d'arte chiaramente è uno dei protagonisti di questa discussione, che nasce come una discussione, ma non è l'opera d'arte che diventa l'unico riferimento possibile, ma si abbina alle vite delle persone, quindi a ciò che quell'opera d'arte ha in comune con me. Vi invito quindi chiaramente a seguire l'attività che si terrà domani pomeriggio verso le 5 e credo che sia una bella occasione, al di là delle persone, dei cittadini che frequentano questi laboratori, siano questi giorni di zona arte, soprattutto questi in GAM, un'occasione di scambio anche tra operatori, quindi di scambio metodologico molto importante, che poi avrà giustamente una ricaduta e un compimento ad Artissima. Mi ricollego a quello che dicevi Francesco, e appunto dopo queste prime riunioni che abbiamo avuto con il direttore di Artissima, io ho parlato con i miei diciamo, referenti, perché siamo qui come piccola parte di una grande macchina che è chiaramente un museo, come in questo caso una fondazione per l'arte contemporanea. Ed è stato un momento molto importante per me, come dipartimento educativo, proporre e avere anche un consenso molto felice, molto partecipe, proporre la scelta di una o due opere da portare ad Artissima in dialogo con le scelte di tutti gli altri. E appunto una scelta che può essere un'opera, in questo caso, di una collezione che sta particolarmente girando poi in questo periodo, o un'opera che si costruisce in progress con giovani artisti, quindi una nuova produzione.
Questo mi sembra una bella occasione per creare questo museo dei musei o mostra per mostra in maniera armonica, forse, non che l'anno scorso non fosse armonica, e soprattutto per attivare delle iniziative, perché per esempio per noi, come Fondazione Sentieri, l'anno scorso c'è stato un grosso dibattito se mettere una persona vicino all'opera che raccontasse l'opera, quindi una sorta di mediatore all'interno di Artissima, e che ruolo aveva questa mediazione culturale all'interno di una fiera. Quindi questa risposta ce la daremo tutti insieme, nel senso ha la funzione educativa all'interno di una fiera d'arte. In parte ce lo siamo già dato, altrimenti non avremmo fatto questa richiesta, però sarà divenibile. Quindi ho un po' resettato tutto il discorso che avrei voluto fare, voglio fare la stessa cosa, cioè portare la testimonianza a che cosa gli è servito Zonarte e a che cosa mi serve fare. Zonarte l'anno scorso? No, anche questa esperienza, ma proprio che effetto ha su di me quello che faccio quando mi rivolgo agli altri, con l'operazione per l'appunto di dire apriamo con il nostro lavoro l'accessibilità a... Quindi non parlerò della mia attività, cioè della attività che davanti porto, volevo proprio dire questa cosa qua, cioè che un po' spiega come l'anno scorso è nato Zonarte, perché l'effetto a cui sostanzialmente miravo era di superare un isolamento, cioè la frammentazione e la, diciamo così, non piccola efficacia, ma la limitata efficacia di relazioni che esistevano ma non erano, diciamo così, diffuse. E quindi questo è stato secondo me importante, ed è importante per Zonarte, appunto guardando più a me e forse a noi, come mettendoci in quella condizione lì, non come coloro che sono stati in qualche modo non condotti, ma hanno ricevuto un ritorno. L'altro aspetto che mi sembrava importante sottolineare per quello che riguarda me è che è un'esperienza che ha modificato il mio modo di vedere il mio stare all'interno del museo, cioè non soltanto come dipartimento, ma anche come responsabile di un dipartimento che può aprirsi ad una serie di modalità di lavoro anche differenti. E in effetti è quello che ho fatto quest'anno, quindi non presento l'attività, ma ti spiego come sarà, cioè io ho affidato ad altre persone la conduzione di un percorso che volevo fortemente formativo, perché sono professionisti che operano nel campo del teatro e che sanno portare, oltre che l'educazione, come dicevamo prima, appunto una grande possibilità di formazione. Questo anche un po' per ritornare ad uno dei nostri temi, che era quello che dice così sostanzialmente, ovvero non riconosciamo tanta distinzione tra un operare educativo e un operare formativo. Quindi sostanzialmente i due piani dell'attività che porteremo sono andati a corrispondere e a coincidere. Poi volevo dire ancora un'altra cosa, così per concludere un po'. Sono l'ultimo a parlare. Sono altre persone, ma io non devo parlare necessariamente, sto ascoltando. Non è prescritto che uno deve, cioè, mi voglio dare un compito che non è un compito collettivo, ma assumo questo compito, diciamo così, per la prossima volta, di andare a cercare anche, oltre all'utilità, al fatto che sia necessario per raggiungere obiettivi eccetera eccetera, cioè domandarmi se c'è bellezza, dov'è la bellezza di Zonarte. Ma questo, come dire, è una cosa che possiamo poi appunto riprendere più avanti, credo che siamo alle domande, almeno per me è importante, perché così, cioè, sostanzialmente io la cerco in quello che faccio, non ho la presunzione di portarla direttamente, ma ho pensato di portarla nel lavoro degli altri dove ne ho vista molta, e quindi sostanzialmente mi piacerebbe pensare che le attività che portiamo a Zonarte abbiano anche, oltre che di bellezza, di quello che la bellezza suscita, cioè dell'innamoramento. Non posso dire più di quello che farò domani, che non farò io direttamente, ma assisterò. Sei innamorato, questo lo sono assolutamente. È l'unica cosa che avevamo capito. Il senso di grande opportunità ci si è presentata. Noi siamo venuti in. Eravamo tre studenti dell'Accademia, abbiamo partecipato a questo
progetto. Sono rimasto colpito dalla grande qualità di quello che mi circondava. E abbiamo iniziato a riflettere, e lo faremo, al modo in cui possiamo collaborare a questo tipo di iniziative. Personalmente la ritengo proprio un'opportunità. Questo è adesso quello che abbiamo visto produrrà in noi delle associazioni, qualcosa, e credo che sia giusto che vi ricompensiamo per quello che ho dato questa mattina. E questo può dare e prendere, cioè, anche il senso di quello che dicevo, a proposito dell'autoeducazione, per fine nel mettere in comune quello che siamo. Cioè, non credo che convenga venire con delle idee, cioè portare delle strumentazioni ingombranti, perché altrimenti poi non riesci proprio a vedere quello che c'è. Sì, perché poi anche essere aperti, perché a volte anche le proprie esperienze precedenti possono essere di ostacolo alla comprensione. Perché magari posso avere anche delle forme di chiusura, per cui sento arte terapia. Sì, con me. I signori del museo, li ho visti, tanti, è bene così. Invece poi, oppure utilizzare bambini, utilizzare persone con problemi psichici. Io sono sempre molto diffidente nei confronti, ho dei problemi miei, per cui quando vedo bambini e quando vedo persone con problemi psichici, la mia prima reazione è di grandissima diffidenza, che cerco di starne alla larga, perché mi sembrano delle strumentalizzazioni. Però devo dire che questa oggi tutto quello che ho visto era assolutamente pulito, assolutamente vero. Considerando che abbiamo abusato del tempo nostro, perché era un tempo, come dire, collettivo, io voglio ringraziare pubblicamente Manacorda per l'opportunità, stiamo parlando di opportunità, che ha voluto dare a Zona Arte, mettendosi in una condizione di ascolto e non in una condizione preconcetta, perché effettivamente quando abbiamo proposto di considerare questa collaborazione che si andrà a definire, inizialmente ci saremmo aspettati anche una chiusura differente, invece la condizione di dialogo c'è stata sin dall'inizio e quindi vale la pena di considerarla come un'opportunità preziosa. Zona Arte l'anno scorso è nata su un'opportunità, a proposito di opportunità, c'era uno spazio che si liberava e c'era, come dire, una pressione, la nostra, che era quella di dire stiamo all'interno delle istituzioni, come amo sempre dire io, non solo per fare il tentacarne, poi prendetela buona, prendetela nell'altro senso, le parole si possono anche interpretare. Ecco, adesso quello che ci viene dato è l'occasione di avviare un dialogo costruttivo nella logica di ampliare la possibilità di essere sistema all'interno della città di Torino e del Piemonte, non con un desiderio territoriale o localistico che sarebbe proprio la negazione di quello che dovrebbe essere invece la nostra visione aperta, internazionale e quant'altro, però, come dire, le situazioni nascono anche perché ci sono delle specificità e dei luoghi e delle persone e delle opportunità. La chiudo qui, ringrazio tutti quelli che ci ascoltano, che sono sempre preziosi, nel senso che sono sempre molto mirati. Per me è addirittura un miracolo che queste persone oggi siano qui con tutte le cose che accadono a Torino, che neanche a farla apposta accadevano tutte venerdì 13, e va bene. E quindi direi che al di là di quello che sarà il programma, che non è il caso di stare a raccontare perché è stampato, è scritto, è diffuso attraverso i sistemi, però quello che è importante è che all'interno della dimensione istituzionale ci siano vari momenti che possono darci l'occasione, l'opportunità di condividere la scelta e la passione che abbiamo tutti, chi più chi meno, per
per la nostra vita, perché poi occuparci di arte contemporanea vuol dire occuparci di un'occasione che è data nel nostro tempo di vita, e quindi